Risvegliare in maniera dolce e gentile il nostro corpo durante le prime ore della mattinata è ciò che ci darà la giusta carica per affrontare l'intera giornata. Questa sequenza di esercizi ti sarà utile sempre ogni qualvolta vorrai, ad esempio, fare un piccolo riscaldamento prima di una bella camminata oppure prima di eseguire qualsiasi altro tipo di attività. Quindi cominciamo. Portati sul tuo tappetino, in ginocchio, seduta sui talloni, con la schiena dritta e le spalle rilassate. Porta le tue mani ad abbracciare le tue costole, la tua gabbia toracica, gomiti belli aperti, petto ben aperto e semplicemente chiudi gli occhi in questa posizione. Inspira con il naso ed espira completamente dalla bocca. Ancora inspira. E riempi d'ossigeno il tuo torace in modo tale che si gonfi lateralmente e posteriormente. Ed espirando, butta fuori tutta l'aria dalla bocca, andando ad avvicinare il tuo ombelico alla spina dorsale. E ancora, ogni volta che inspiri, setta le tue intenzioni per questa giornata, per questa pratica. Ed ogni volta che espiri, lascia andare tutti i pensieri e le preoccupazioni e lascia che abbandonino completamente il tuo corpo e la tua mente. Ancora due. Lascia che le tue dita delle mani si aprano ogni volta che inspiri. E lasciale ritornare vicine ogni volta che espiri. Un ultimo. E alla prossima espirazione, dolcemente riapri gli occhi. E andiamo ad unire le nostre mani davanti al petto, rilassa sempre le braccia e le spalle, incrocia le dita. E semplicemente andiamo a fare delle circonduzioni con i nostri polsi, con le nostre mani, in modo tale da andare a sciogliere questa articolazione. E ne facciamo ancora 7, 6, 5, 4, respira liberamente, 3, 2. Ultimo, fermati al centro e cambia, inverti il giro per 10, 9, 8, 7, 6. Non si muovono nient'altro che i polsi e le mani, quindi i gomiti sono fermi, il resto delle braccia sono ferme. Ancora due. E un ultimo. E torna al centro, rilassa le tue braccia, portiamoci in direzione della parte corta del tappetino e semplicemente andiamo ad allungarci in avanti con le nostre mani, le nostre braccia e rimaniamo nella posizione della foglia, sempre inspirando con il naso ed espirando con la bocca. Prenditi un momento tuo, un momento tutto per te. E lentamente risaliamo con il busto, ci portiamo in posizione quadrupedica, spalle sopra le nostre mani, ginocchia sotto le nostre anche, addome dolcemente attivo per consentire alla colonna di rimanere in posizione neutra. I gomiti sono extra ruotati, respingi bene bene il tuo petto dal tuo tappetino e da qui inspira ed espirando curva la colonna verso l'alto, sguardo all'ombelico ed inspirando ritorna in una bella tavola. Risali con la testa e raddrizza la colonna e di nuovo espira. Curva la colonna verso l'alto in uno stretching del gatto. Inspira e ritorna.
Ne fanno ancora 5. Quattro. Tre. Lascia che il tuo bacino guidi il movimento e il respiro lo accompagni. Due. Un ultimo. E ritorna al centro, ritorna con la tua colonna in neutro. Andiamo ad estendere la gamba destra dietro di noi, puntiamo il piede il più lunga possibile e da questa posizione ci spingiamo in avanti e indietro, in avanti e indietro, rimanendo fermi con i nostri pilastri. Andiamo a massaggiare l'articolazione della caviglia destra e dei nostri polsi e del ginocchio sinistro a terra. Ne facciamo ancora 4. 3, 2, rimani con l'addome attivo. Ultimo, fermati al centro, distribuisci equamente il tuo peso sui tuoi pilastri e da qui, con una rotazione verso sinistra, stacca il braccio sinistro, allungalo bene bene verso l'alto quanto riesci ed espirando ritorna al centro. E di nuovo inspira, twist ed espira. Torna. Ancora 8. 7. 6. 5. Il tuo tallone destro preme dietro di te. 4. Ultimi 3. 2. Ultimo e senza fermarti, allunga il braccio sinistro davanti a te, solleva la gamba destra in linea con la colonna. Ritorna espirando con entrambi e di nuovo allungati ed estendi bene bene braccio e gamba opposti. Costruisci la tua diagonale di supporto. Ancora 8, 7, 6. 5, mantieni connesso l'addome e il collo è lungo. 4, 3, 2, ultimo, ritorna a terra, riestendi la tua gamba destra indietro ed ora andiamo a portare il nostro piede sinistro verso la parete posteriore a noi, ci ruotiamo di fronte al nostro schermo e sempre cercando di mantenere la nostra posizione delle mani sotto le spalle e il ginocchio sotto al bacino, con la nostra gamba destra bella estesa lateralmente, ci spingiamo indietro e andiamo a sederci sul tallone e sul piede sinistro con la schiena dritta e ritorniamo su, risaliamo con un'altra bella spinta e di nuovo scendiamo e risaliamo per 8. 7, 6, non dimenticare di respirare, 5, 4, 3, 2, ultimo e ritorna al centro e andiamo a cambiare gamba e parte. Quindi andiamo ad estendere bene bene dietro di noi la gamba sinistra e ci diamo le nostre spinte in avanti e indietro per andare a massaggiare tutta la nostra caviglia sinistra, continuare a riscaldare i nostri polsi. Ancora 7, 6, 5, 4, mantieni il collo in linea con la colonna. 2, ultimo, fermati in questa posizione, inspirando, stacca il braccio destro, ruota il busto verso destra e ritorna espirando per 9, 8,
Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ultimo, e senza fermarti vai ad allungare il braccio destro davanti a te, la gamba sinistra sale in linea con la colonna ed espirando ritorna al centro. Inspira, allunga ed espira. E ne facciamo ancora 8. 7. Immagina che qualcuno ti prenda, ti afferri dalla punta delle tue dita, della mano e del piede, e voglia tirarti da un lato e dall'altro. Percepisci sempre l'allungamento e mantieni connesso il tuo addome. Coordina bene il tuo movimento insieme al tuo respiro. Ultimi 3, 2, ultimo, ritorna al centro e di nuovo riestendi la tua gamba sinistra indietro. Andiamo a modificare la nostra posizione in modo tale da rimanere con la nostra gamba sinistra bella aperta lateralmente. Sempre mani sotto le spalle e ci spingiamo indietro e di nuovo verso l'alto per cercare di risalire e andare a sciogliere la nostra articolazione dell'anca. Ancora 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, risali e riporta il tuo ginocchio sinistro di fianco a quello destro. Andiamo a sederci sul tappetino, ci spingiamo verso un lato, in direzione della parete. Ginocchia piegate, gambe parallele, equidistanti quanto le nostre anche. Andiamo ad afferrare il retro delle nostre cosce appena sopra le ginocchia con le mani. Inspirando ci allunghiamo ed espirando arrotondiamo la colonna indietro in una grande C maiuscola. Inspira e risali. Ogni volta che scendi in una C curve, cerca di mantenere il tuo addome bello attivo, l'ombelico che rientra e le spalle che rimangono sopra le tue anche. E ancora, cerca di non staccare le piante dei piedi da terra. Stiamo continuando a mobilitare la nostra colonna, il nostro bacino che va in retroversione ogni volta che scendiamo e risaliamo, torna in neutro. E ne facciamo ancora 3. 2, un ultimo, rimani in C curve, inspira qui ed espirando accompagnati con le mani e scendi cercando di appoggiare una vertebra alla volta sul tappetino e distenditi completamente a terra. Avvicina i talloni ai glutei, chiudi la posizione. Braccia aperte a V, palmi rivolti verso il basso. Inspira, allungati ed espirando, prova a schiacciare tutta la tua colonna, anche la bassa schiena a terra e lentamente sali, stacca il bacino da terra, portandolo quasi fino a livello delle ginocchia. Ed inspirando, scendi, sempre cercando di riavvolgere la tua colonna per intero. E di nuovo, espira, schiaccia la bassa schiena. E sali con il tuo bacino. Inspira e ritorna una vertebra alla volta. E di nuovo, espira, retroversione del bacino. Sali bene bene in un bridge, in un ponte. Ed inspirando, riavvolgiti a terra. Ne facciamo ancora 5. 4. Le gambe rimangono parallele. 3,
due, ultimo, ritorna giù a terra, apri le tue braccia T con i palmi rivolti verso l'alto, inspirando preparati ed espirando lascia che le ginocchia cadano prima da una parte, torna al centro inspirando e fuori l'aria, lasciale cadere dall'altra e continua con queste torsioni della nostra colonna, lasciando le tue spalle incollate a terra, non permettere che si sollevino, che si stacchino. E se vuoi accentuare un po' di più questa rotazione della spina dorsale, puoi aggiungere la testa e ruotarla in direzione opposta alle tue gambe. Ne facciamo ancora due. Un ultimo. Ritorna al centro. Portati su un fianco, aiutati con le mani a risalire completamente. E ci portiamo al centro del nostro tappetino per andare a fare l'ultima sequenza di allungamenti della nostra spina dorsale. E quindi andiamo ad allungarci bene bene con il nostro braccio sinistro, flettendo il busto verso destra, aprendo bene bene il nostro petto. Ed inspirando ed espirando, ritorniamo al centro e cambiamo. Inspira, allungati ed espira. Passa per il centro e rendi più fluido il tuo movimento, cercando di sentire tutta l'energia scorrere fino alla punta delle tue dita. Ed potremmo continuare all'infinito, ma ne facciamo ancora due. Sii gentile con il tuo corpo, non chiedergli troppo fin dalle prime ore del mattino, cerca di non forzare mai i movimenti. E un ultimo, e ritorniamo al centro. E grazie mille per essere stata con me durante questa sessione. Io ti auguro davvero una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.